Punto è molto semplice e complicato. Uno, perché si violano i diritti, non ci sono più in una multinazionale che si quota in borsa diritti minimi, quelli del riposo, andare al bagno sembra un'utopia, ma è così. Purtroppo dobbiamo registrare che un lavoratore ha avuto un problema a Val di Sangro, oggi la USB in tutta Italia sta manifestando contro questo scempio del gruppo Fiat, le politiche cattive, uso questo termine, di Marchionne in questo gruppo che si profila all'avanguardia in Europa, nel mondo, mentre praticamente siamo all'anno 30. Qual è la risposta dei lavoratori alle vostre istanze? Noi siamo qui per fare questo volantinaggio, abbiamo proclamato lo sciopero augurandoci che ci dia una risposta di un'ora in altri stabilimenti d'Italia. Oggi la USB, come dicevo, è presente in tutta Italia a far sì che questo non avvenga più, a protestare affinché i lavoratori lavorino, siano liberi e cercano di avere un minimo di dignità. Noi diciamo e ripetiamo che questo è un diritto di civiltà, i minimi basilari devono essere rispettati. La Fiat non può fare padre e padrone su tutto, calpestare la dignità delle persone, niente, il lavoro è un diritto, non è una merce, noi ci batteremo fino alla fine affinché non molleremo mai, possano essere rispettate queste cose basilari che le dicevo prima. Un tema caldo qui allo stabilimento Fiat di Rivolta del Re è quello delle multe e dei parcheggi. Qual è la vostra posizione? La posizione è che noi abbiamo fatto una denuncia e tutti i lavoratori interessati si possono recare presso la nostra sede a Termoli, praticamente in via Polonia 53, dove metteremo i legali a disposizione. Questo va a rimarcare quello che si diceva prima, che addirittura un lavoratore non può neanche parcheggiare la macchina, la Fiat fa anche questo e adesso se la prendono anche con le macchine di un lavoratore che viene qui, lavora, esce fuori per guadagnarsi da vivere lui e la famiglia e si trova anche la multa.